Ciao, mi chiamo Andrea Mladosic, sono il responsabile del campionato monomarca Ferrari Challenge e della scuola di pilotaggio Corso Pilota. Finale Mondiali è un evento unico che non ha pari nel mondo del motorsport perché raduna in uno stesso posto per 7 giorni continuativi un numero impressionante, di clienti, di piloti, di macchine e di persone Ferrari. Il cuore del programma delle finali mondiali è rappresentato dalle gare del Ferrari Challenge e quindi c'è una componente sportiva, di racing, di competizione che porta inevitabilmente emozione. Non dimentichiamo il Ferrari Show, che è l'esibizione in pista che chiude formalmente la manifestazione e vi vede impegnate sul tracciato tantissime vetture gestite dall'ente Endurance Corse Clienti, quindi non solo le Challenge, le XX, le Formula 1, ma anche le nuove 499P dell'Hypercar che partecipa al campionato mondiale Endurance. Questa del 2024 è la 32esima edizione delle finali mondiali, anche se negli anni 90 si chiamavano tutte le Ferrari HAL e hanno assunto questa denominazione a partire dal 2000. Storicamente l'Italia è la sede principale, dove il Mugello vince di gran lunga rispetto alle altre location. Abbiamo comunque tante tante edizioni a Monza, qui a Imola. Abbiamo avuto anche un'edizione a Vallelunga, una a Misano, senza dimenticare quelle fuori dall'Italia, le 3 edizioni a Valencia in Spagna, quella del 2014 ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi e quella del 2016 a Daytona negli Stati Uniti d'America. L'edizione 2024 qui a Imola vede una partecipazione dei numeri assolutamente impressionanti. Abbiamo complessivamente, considerando tutte le attività sportive in pista, oltre 250 vetture impegnate, a cui aggiungiamo le oltre 50-60 vetture in esposizione. Le nazionalità rappresentate sono tantissime, oltre le 30, e i clienti provengono veramente da ogni parte del mondo, anche considerando il fatto che c'è il round 7 del campionato nordamericano, principalmente gli Stati Uniti, ma tutti i paesi europei sono ben rappresentati, Germania e Italia in testa. Completare l'evento, sapendo che tutto è andato secondo programma e i tanti o pochi, ma di solito tanti, problemi che si incontrano dal punto di vista organizzativo sono stati prontamente risolti e ovviamente questo dà parecchia soddisfazione, se ti rende contento, felice. Le finali mondiali alla fine possono essere considerate come una grande riunione di famiglia, della famiglia Ferrari, clienti, piloti, dipendenti Ferrari, le loro famiglie, sponsor, partner, che arrivano da tutte le parti del mondo insieme ai tifosi per celebrare la fine di una stagione sportiva. Tutti insieme in un evento veramente unico.